scuola che apre su un territorio come Borgo Valsugana, una scuola legata al territorio, legata alle imprese del territorio, per questo siamo assolutamente soddisfatti di quello che è stata l'operazione di ascolto, l'operazione propositiva che da subito come provincia abbiamo recepito per quanto riguarda un nuovo corso perché per delle figure professionali specializzate, stiamo parlando di logistica, stiamo parlando di merci, stiamo parlando di trasporti, un ambito veramente fondamentale per molte imprese e aziende del nostro territorio che cercano dei ragazzi sui quali poter fare una formazione anche specifica. Su questo l'Università Popolare Trentina si è da subito interessata all'apertura di una non solo di una sede ma anche di un percorso mirato e specifico, penso che vada incontro anche a quella logica che spesso vogliamo e dichiariamo anche di flessibilità, di potersi innovare che alcune nostre scuole devono avere proprio nel loro DNA, e su questo penso che sia una vittoria oggi l'apertura di questo. Dall'anno prossimo voglio dire che partirà anche l'IFTS, perciò il corso annuale post percorso di diploma per i nostri ragazzi, perciò anche questo sicuramente per i ragazzi che sono già più grandi e vogliono affrontare questo tipo di percorso può essere una risposta importante ma soprattutto anche immediata.